Ciao a tutti, oggi vi propongo una ricetta dal mondo. Si tratta di una torta latinoamericana ai tre latti, la tres leches, su richiesta di Stefania che saluto e abbraccio con immenso affetto. Questa torta è realizzata con del pan di Spagna inzuppato bene con tre tipologie di latte e poi rivestita completamente con della panna montata. Sono andata a mettere anche della frutta fresca, i lamponi, per andare a contrastare appunto la dolcezza del latte. Andiamo di seguito quindi a vedere tutti gli ingredienti e tutti gli step per realizzare questa torta latinoamericana, la tres leches. Preparo il pan di Spagna della tres leches. Vado a mettere intanto le uova all'interno del contenitore della planetaria con lo zucchero. Vado a spumarli fino ad ottenere un composto bello gonfio e spumoso. Ecco che le uova sono ben spumate. Quando vado a sollevare il composto e lo lascio ricadere, deve rimanere sopraelevato. Metto la scorza grattugiata di mezzo limone oppure la scorza grattugiata di mezzo lime, aggiungo l'aroma di vaniglia, in questo caso ne andrò a mettere mezza fialetta, in sostituzione potete andare a mettere una bustina di vanillina. Vado a mescolare dal basso verso l'alto e comincio ad integrare la farina setacciata. Sempre andando a mescolare dal basso verso l'alto con dei movimenti delicati. In tal modo il composto non si andrà a smontare e rimarrà bello soffice anche senza andare ad utilizzare il lievito. Procedo in questo modo fino a mettere tutta la farina. Ho integrato tutta la farina, il mio composto, come vedete, è rimasto bello soffice e spumoso. Posso andarlo ad inserire in una tortiera. Ho leggermente imburrato una tortiera, poi sono andata a rivestirla completamente di carta forno, sia alla base che sui bordi. La tortiera è del diametro di 20 cm. Ci vado a distribuire il composto all'interno. Il pan di Spagna è pronto, lo lasciamo freddare completamente e poi lo andiamo a punzecchiare con uno spiedino di legno. Questi buchi serviranno per far assorbire i tre latti. Vado a preparare la bagna per la torta. La bagna l'andrò a fare con tre tipi di latte, appunto, tres leches. I tre tipi di latte sono il latte intero, il latte condensato. Vi faccio vedere il tipo di latte condensato che sono andata ad utilizzare. Eccolo qui, è questo. Si trova praticamente in tutti i supermercati. Loro vanno ad utilizzare del latte evaporato. Il latte evaporato da noi non si trova. Quindi, come fare per sostituirlo? Possiamo andare a bollire del latte intero fino a farlo ridurre alla metà del volume. Oppure possiamo andare ad utilizzare della semplice panna fresca per dolci, non zuccherata. Adesso vado a mescolare. Questa operazione, volendo, la potete fare anche con un frullatore. A torta completamente fredda, comincio a versare le tre tipologie di latte, in modo da far inzuppare bene la torta.
con i buchi che ho praticato, il pan di Spagna è diventato come una spugna e riuscirà ad assorbire questi latti con facilità. Ho inzuppato bene il pan di Spagna, adesso lo dovrò far riposare in frigorifero. Loro addirittura lo lasciano riposare in frigorifero tutta la notte. Ora io non ho tutto questo tempo a disposizione, lo farò riposare perlomeno per un paio d'ore. Ho tenuto la torta a riposare in frigorifero per 2 ore, ma come vi ho detto, per un tempo ancora più prolungato, sarebbe meglio. Adesso la vado a trasferire su un vassoio per procedere con la decorazione. Andrò praticamente a rigirarla. Vado a togliere con delicatezza tutta la carta forno, facendo proprio piano per non togliere l'impasto che è diventato bello morbido. È per questo motivo che deve stare in frigorifero tanto, proprio perché diventi bella compatta nonostante sia ben inzuppata. Comincio a ricoprire la torta con la panna. Si può ricoprire con la panna montata, zuccherata ovviamente, oppure con il merengue. Loro utilizzano anche questo per ricoprirla, praticamente è l'albume montato con lo zucchero. Ho finito di rivestire con la panna tutta la tres leches, adesso vado ad effettuare delle decorazioni sopra la torta. Prima però vado a passare con questo raschietto a pettine sulle parti laterali. Andrò ad utilizzare una sac à poche con il beccuccio stellato. Procedo facendo dei ciuffetti un po' allungati. Praticamente, quando formo il ciuffetto, tiro verso l'alto. Ed ecco pronta la tres leches. Si può gustare anche con della frutta fresca, magari un pochino aspra, tipo dell'ananas oppure dei lamponi, per andare a contrastare il sapore dolcissimo del latte. Io ho deciso di andare a mettere dei lamponi. Volendo si può anche spolverizzare con un po' di cannella, loro usano anche fare così. Ho lavato i lamponi, sono andata ad asciugarli e adesso li vado a disporre. Ed ecco la torta a tres leches, non vedo l'ora di assaggiarla per sentirne il sapore. Dicono che sia una torta davvero speciale, anche se la panna che vanno ad utilizzare loro è molto più grassa della nostra. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, una ricetta dal mondo dell'America Latina. Approfitto per mandare un abbraccione grandissimo a Stefania che mi ha proposto di realizzarla. Un bacione e un abbraccio a voi tutti e alla prossima video ricetta. Ciao!